Andiamo in esterna, come si dice in gergo giornalistico, per parlare di sport e non solo. E lo facciamo con Ivano Maiorella, nostro collega giornalista di Whispers.it e dirigente nazionale dell'Unione Italiana Sport Popolare, più comunemente Whisp. Ben trovato, Ivano. Ben trovato a te, Max, e ai nostri telespettatori. Sei a un centro congressi, o mi sbaglio? Sì, siamo a Roma, nei pressi della zona universitaria, dove al centro congresso Frentani è in corso di svolgimento l'Assemblea Nazionale di Libera. Libera è l'associazione contro tutte le mafie, della quale l'UISP fa parte, e ha da poco finito di parlare Luigi Ciotti, che è il portavoce di Libera, e qui vicino a me, Max, come ti avevo annunciato, c'è il presidente nazionale UISP, Tiziano Pesce. Ben trovato. Buongiorno. Buongiorno, presidente. Una grande iniziativa, una grande sensibilità e una voglia di stare insieme e scambiarsi idee. Sì, io direi di chiedere proprio a Tiziano Pesce, che ha seguito, diciamo, dalla prima fila come UISP, quindi UISP è, lo ricordiamo, l'associazione, una delle associazioni fondatrici di Libera nel 1996, ecco le impressioni di quello che ha sentito da Don Luigi Ciotti, e soprattutto, ecco, qualcuno potrebbe chiedersi che c'entra lo sport sociale e per tutti, con legalità e giustizia sociale. A te, Tiziano Pesce. Grazie, Ivano, buongiorno a tutti voi telespettatori. Ma un grande, come sempre, una grande emozione ascoltare Luigi, ascoltare Don Luigi Ciotti, un intervento di oltre un'ora che ha declinato, ecco, l'impegno dell'associazione Libera in questi ultimi anni, con uno sguardo soprattutto proiettato verso il prossimo futuro. Associazione di associazioni, di nomi, di numeri contro le mafie, un fenomeno purtroppo che sta anche negli ultimi giorni avendo una recrudescenza sul nostro territorio, e Don Luigi ha aperto con questa sottolineatura, questo monito: è urgente uno scatto da parte di tutti, contro le mafie, contro ogni forma di mafia, contro la corruzione, contro il bruttissimo fenomeno dell'evasione fiscale, contro il gioco d'azzardo, per la legalità. Ecco, sottolineerei questo aspetto con un link molto stretto anche con l'impegno della nostra associazione, la UISP, un'associazione che affilia oltre 16.000 società sportive, che è arrivata, ovviamente dati pre-pandemia, ad avere un corpo associativo composto da oltre 1.300.000 cittadine e cittadini. Un'associazione di promozione sportiva che sta nella promozione sociale, che si impegna tutti i giorni per l'etica, per la trasparenza, con un impegno attivo, di cittadinanza attiva, a favore della legalità. Lo fa attraverso le proprie associazioni, affiliate, attraverso i propri soci, attraverso questa grande rete associativa che è impegnata non solo nello sport competitivo, ma che è impegnata attraverso lo sport a promuovere diritti per tutte le cittadine e cittadini di ogni età, di ogni condizione, e ovviamente con Libera ormai da 26 anni portiamo avanti progetti importanti insieme, legati anche alle nostre manifestazioni, una su tutte, Vivi Città, ma portiamo avanti l'impegno quotidiano all'interno, per esempio, degli istituti penitenziari, all'interno dell'ambito dell'area penale esterna, con i ragazzi, portiamo contro le droghe, a favore veramente di un impegno importante attraverso il linguaggio universale dello sport sociale, dello sport di base, quello, diciamo, lontano, ecco, dalle medaglie olimpiche, ma è quello quotidiano, è quello che rappresenta un vero e proprio progetto di vita di tante persone nel nostro paese. Ivano, sul discorso criminalità non c'è la possibilità di fare 0-0, cioè ci si schiera o da una parte o dall'altra. Per noi che seguiamo spesso il calcio dilettantistico e anche gli sport denominati a torto minori, una battaglia va fatta dall'Alto Adige fino in Sicilia. Ci sono territori che vengono, chiedo scusa per l'utilizzo del termine un po' forte, violentati, come Napoli recentemente, come ci ha ricordato anche un uomo di chiesa, e allora penso al grande sacrificio che è stato fatto per esempio da Don Pino Puglisi a Palermo, come da alcuni pastori di Dio in terra campana, che hanno pagato il più alto dei prezzi. Insomma, noi siamo nel 2021, però ancora stiamo parlando
della diffusione della droga. Non è che per sbaglio la famiglia ha un po' dimenticato di dare forza e spalle grosse ai nostri giovani. Intanto, Max, hai fatto bene a ricordare Don Pino Puglisi, perché il suo nome è risuonato parecchie volte sia nella giornata di ieri qui al Centro Congressi Frentani, sia anche nelle parole di oggi, anche di Don Luigi Ciotti. Perché è importante Don Pino Puglisi? Perché attraverso lo sport Don Puglisi riusciva a concentrare, ad attrarre tanti giovani dei quartieri a disagio. Proprio là dove la famiglia, come dicevi te, non riesce ad arrivare, lo sport riesce ad aggregare. Ricordiamo, lo sport è la terza agenzia formativa del nostro paese, dopo scuola e dopo famiglia. Quindi quanto dicevi te è molto importante. E Tiziano Pesce, vogliamo ricordare anche che proprio i nostri colleghi, nostri colleghi nel senso mio e tuo, Max, del TG1,